1942, davanti al focolare, solo, solo, guardando bollir l'acqua nel paiolo, e mentre fuori, in furia la tempesta, sbattendo l'acqua contro la finestra, fissando il fuoco lì guizzare, mi viene di pensare, quei poveri soldati nella steppa, coi lor piedi dentro ad una pezza, morale a pezzi, nessuno fiero, e con il freddo 30 sotto zero. Battuti e in ritirata, lenta, lenta, finché non li veniva sonnolenza. La truppa cade a terra stanca, stanca, torpor prendeva lor, la morte bianca. E alle prime luci dell'albore, tutti stecchiti sull'età del fiore. Agosto-settembre 1944. Ma questa brutta guerra micidiale, bombe dal cielo, dal piano cannonate, non cenna di finire quanto pare. Le genti sono tutte spaventate, uomini presi coi rastrellamenti, portati via lontani a lavorare, a far trincea ed incamminamenti, alcun di essi senza ritornare. È messa a ferro e fuoco questa valle, senza nessun che faccia latitanza. Giù nel padule grandi rappresaglie, e per la vita non c'è più speranza. Tutti attendiamo con gran devozione, niente più guerra e la liberazione. Lui scappò di lassù perché c'era Tedeschi. Di lassù dove? Da Malocchio, Sotto Malocchio lui stava, e i tedeschi erano di su a Malocchio, e lui aveva paura, diceva, ora vengano giù, mi chiappano. E allora scappò e ritornò qua giù, a casa. Che fra l'altro lui credeva di essere più sicuro lassù, essere fra boschi, lì da contadino rimpiantato, e invece era più sicuro qua giù. E qua giù c'erano tedeschi qua giù, E qui c'erano tedeschi, Dove? Qui a, sì. Qui a Buggiano? Sì, potetemi andare a casa io, E allora dove si nascose? Il Fuggiasco, qui, dall'intorno, qui. Venne Fuggiasco nella Mivigna, si non mi venne la capanna. C'era il pericolo dei tedeschi, non ci potevano chiappare, portare a lavorare. Dove dormivate nella capanna? Sì, erano una capanna che ora non esiste neanche più. Era una capanna che ce l'avevano pronta di In che anno era questo? Nel 44. Nel 44, sì.